giocare senza volerlo, ci tengo a dire proprio il danno da avere l'hanno costretto alla direzione. È impossibile essere costretti, essere violenti o anche essere lenti se non lo si vuole fare. Quindi è impossibile che costringano a fare una cosa che non voglio fare, cioè a cambiare mestiere e a fare politica. Però poi rispondo ovviamente sulle priorità, ci mancherebbe. La domanda è possibile ancora discutere sui temi, sulle cose senza presi, senza tifoserie, senza anatemi? No, è assolutamente impossibile. Io da anni dico a Santoro che dobbiamo smettere di imitare i politici. Dobbiamo inventarci una trasmissione che parli di politica senza i politici. Una trasmissione che parli di politica con degli esperti in cui si racconta quello che fanno i politici, ma i politici una volta tanto che ci sono, fanno tanto dappertutto, dalla mattina alla sera occupano televisioni, quindi non c'è bisogno di una trasmissione più. Quella secondo me sarebbe una cosa, speriamo alla prossima faccia. Poi c'era la domanda, darsi troppo di conoscere. Della propria memoria. C'è la tua domanda, dimmi la parola chiave che così la ricordo. Ah certo, le leggi incostituzionali vengono bruciate molto tardi, ma in realtà certo che bisognerebbe consentire un maggiore ricorso alla Corte Costituzionale. Oggi è molto dubbio che la Corte Costituzionale potesse pronunciarsi sulla legge elettorale, cioè chi dice che per farlo ha pensato i suoi voti, perché in realtà per attivare la Corte Costituzionale a valutare la costituzionalità o meno di una legge ci vuole un'autorità giudiziaria, cioè soltanto il tribunale amministrativo, TAR, il Consiglio di Stato o un tribunale penale, un tribunale civile può interpellare la Corte Costituzionale sulla legittimità di una legge. Quindi tutte le leggi che non riguardano argomenti di competenza dei tribunali, in teoria se sono incostituzionali la Corte non può esaminarne la costituzionalità o la incostituzionalità. Certo, bisognerebbe il Presidente della Repubblica non può avere un controllo di costituzionalità perché altrimenti diventerebbe un doppione della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non può essere chiamata a valutare la costituzionalità di tutte le leggi, però bisognerebbe creare un meccanismo attraverso il quale i cittadini possono chiedere alla Corte Costituzionale di vagliare la costituzionalità o meno di una legge, esattamente come ha fatto quel gruppo di giuristi capitanati dall'avvocato Pozzi, che hanno ottenuto poi ciò che sapevano, cioè dichiarazioni di costituzionalità del processo. Il fatto che ciò sia avvenuto dopo 8 anni non vuol dire che la Corte Costituzionale ha impiegato 8 anni per decidere, vuol dire che il ricorso di Pozzi è stato presentato e dopo che era stata approvata la legge. La legge è stata approvata nel dicembre del 2005 e è stata sperimentata per la prima volta nelle elezioni del 2006 e poi tutti hanno detto che sono cambiato, in realtà poi nel 2008 abbiamo votato contro il cielo e nel 2013 abbiamo votato contro il cielo. E nel frattempo, visto che non la cambiavano, allora il nostro comitato di giuristi si è fatto avanti, perché la Corte ci ha impiegato 8 anni. Ci ha impiegato, la Corte quando viene investita di problema ci impiega in media dall'anno e mezzo ai 2 anni, più o meno. Quindi certo, bisognerebbe fare una modifica costituzionale per ampliare la possibilità dei cittadini di adire la Corte Costituzionale affinché valuti la legittimità di una legge. Il problema è che noi stiamo andando verso un modello istituzionale che è esattamente la rivoluzione opposta, cioè sempre meno orizzontale e sempre più verticale. E scordiamocelo che se non c'è un movimento dal basso che chiede queste cose e riesce a imporle, quelli che attualmente comandano vogliono sottoporsi a più controlli
noi stiamo andando verso un sistema con sempre meno controllo, con un potere sempre più verticalizzato. È questo che dicono i comunisti di libertà e giustizia, dalle tesi di volontà, Pace, Cannassari e tanti altri che hanno firmato quell'appello, che è stato pubblicato soltanto dal fatto. Ma quando dico pubblicato soltanto dal fatto, non è che gli altri hanno dato notizie ma non hanno pubblicato l'appello. Non c'è un giornale in Italia che abbia dato la notizia che esisteva questo appello. Hanno cominciato a parlare quando prima il Casaletto l'hanno firmato. Senza quella firma non bastavano le figure di Rodotà, Zagrebensky, Pace, Cannassari, Urbinati, Sandra Bonsanti e altri 10, non bastavano, non è uscita una riga nemmeno su Repubblica, che il giornale dove scrivono Rodotà, Zagrebensky, Cannassari, Urbinati, Barbara Stipendi, i firmatari di quell'appello. Libertà e Giustizia è un'associazione fondata da Carlo De Benedetti, il padrone di Repubblica, e Repubblica non ha pubblicato una riga su un appello lanciato dall'associazione fondata dal suo padrone, associazione ovviamente libera e indipendente. Infatti, questa è la dimostrazione, però per dire, nemmeno una notizia in breve era uscita per una settimana. Perché? Perché così quando l'ha firmata che io ho detto, adesso i professori Grillini, no? In realtà sono i professori, quando le dietro hanno fatto quella pena, poi Lino e allora ricordo. Quindi sì, io sono d'accordo per fare quello, sono d'accordo perché si possano fare dei referendum anche positivi e non soltanto positivi, perché si possano abbattere i quorum che sono troppo vincolanti, un quorum del 50% dei partecipanti alle elezioni per il referendum si vale, è assurdo, anche perché tra un po' se valesse il quorum il Parlamento sarebbe illegittimo, visto che ormai l'estensionismo tende verso il 50% e nelle elezioni amministrative e forse in quelle europee può superare il 50%. Quindi io metto il quorum anche per le elezioni politiche e se non va bene il 50% sono avanti e allora ci divertiamo oppure lo tolgono dai referendum, perché noi cittadini per esprimerci dobbiamo superare gli ostacoli più alti rispetto a quelli che devono superare i politici per essere eletti. Però questo appartiene, diciamo, a una democrazia orizzontale che è esattamente il contrario della democrazia verticale verso la quale noi andiamo progressivamente, non da oggi, certamente non è una cosa di Renzi, adesso è una tendenza che c'è dai tempi del piano di rinascita della P2, di Craxi, dell'ultima fase della prima repubblica e poi tutta la seconda, durante la quale non si è fatto altro che parlare di un premier troppo debole che andrebbe rafforzato, di una magistratura troppo invasiva che andrebbe allontanata, di un Parlamento troppo lento che andrebbe depotenziato e del fatto che noi scontiamo la paura dei nostri costituenti di un ritorno al fascismo che ci avrebbe dato una costituzione che non consente di decidere. Questa è la cultura generalizzata, diciamo, trasversale dei grandi partiti della seconda repubblica e del finale della prima. Infatti, così vengo alla domanda sulle priorità. E purtroppo noi siamo ancora dentro all'agenda delle priorità della seconda repubblica, perché per vent'anni ci hanno raccontato che Roccasana era più poteri alle regioni, federalismo, più poteri al premierato forte, basta con questo Parlamento non perdere tempo, e poi occasionalmente obiettivi contro cui prendersela, no? Legati, criminalità di strada, l'emergenza sicurezza, un paese che non è mai stato sicuro come negli ultimi 20 anni, dove i principi non fanno che scendere, dove
pensa a quanta gente veniva ammazzata negli anni 60 e 70 e quanto viene ammazzata oggi, si rende conto che siamo fatti un paese insicuro e poi ci sono degli studi che interpellano la gente, fanno la prima domanda: secondo lei l'Italia è sicura o non è sicura? E tutti hanno sentito per vent'anni questa propaganda, rispondono: siamo un paese insicuro. Dopodiché mi domandano: ma nel suo quartiere lei si sente insicuro? No. Ma lei ha subito degli episodi che la gran parte dice di no? Però generalmente si ritiene che non siamo sicuri, mentre siamo molto più sicuri di altri paesi e siamo molto più sicuri di quello che abbiamo fatto, che non significa che non c'è criminalità, certo che c'è criminalità, è certo che è sempre qualcuno che conosce qualcun altro che ha subito violenze, minacce, stupri, scippi, ci mangiano il motorino, la macchina, no, perché non c'è più, ma più estraibile, altrimenti figuriamoci. Però la sproporzione tra la realtà e il vantaggio che c'è stato in questi vent'anni sulla sicurezza ci fa capire che ci hanno orientato su falsi motivi. E succede fortemente del ministro dell'interno che dice che era abolito il reato di clandestinità di 600.000 clandestini. Arrivavano anche quando c'era il reato di clandestinità perché non sapevano benissimo dei loro connazionali che erano già qua, che erano in clandestinità, non significava nient'altro che intasare i tribunali di fascicoli per un delitto che non prevedeva pena, praticamente era impossibile da processare perché intasava semplicemente le procure e i tribunali. Però questo spauracchio continuo è stato un ottimo spaventapasseri per farci concentrare l'attenzione su dei falsi problemi, o su dei problemi minori, o su dei problemi che non hanno soluzione, che hanno consentito a tanti politici, a tanti partiti di campare promettendo soluzioni facili, mentre soluzioni non ce ne sono molto difficili, sono molto lente, o presuppongono investimenti che noi non possiamo fermarci. Noi siamo andati dietro a false priorità e abbiamo completamente dimenticato le vere priorità che poi la crisi finanziaria ci ha costretti a vedere. Sono diventate talmente impellenti che oggi, se chiedete a qualcuno qual è la sua priorità, di solito indica una priorità che è lontana. Sappiamo benissimo quali sono le priorità: sono il lavoro, le imprese che chiudono, la gente che non ha più occupazione, il fatto che chi ha un'occupazione di solito c'è la precaria, il fatto che abbiamo i salari più bassi d'Europa, il fatto che abbiamo il lavoro più alto d'Europa, il fatto che i pochi che pagano le tasse ne pagano molti di più quelli che pagano nel resto d'Europa, perché nel resto d'Europa di solito li pagano tutti o quasi. E quindi non sappiamo se è questo l'esodo dei cervelli, i ragazzi che non hanno prospettive, queste sono le priorità. L'edilizia lenta, perché è stata distrutta per vent'anni, è stata resa lenta appositamente per potenziare le iscrizioni, signori, e trattamenti pietosi, poveracci. L'iscrizione è un'amnistia selettiva, necessitaria, razziale quasi. Io non credo di essere portatore di priorità particolarmente originali, le priorità che vedo io sono quelle che vedete voi. Il problema in Italia non è che non si sa quello che si dovrebbe fare, lo sanno tutti quello che si dovrebbe fare. Se non lo sanno, basterebbe guardare come si regolano nei paesi che funzionano un po' meglio o un po' meno peggio del nostro per capire quello che si dovrebbe fare. Di qualche esperienza, di qualche viaggio, di qualche vacanza all'estero, sappiamo benissimo quello che succede negli altri paesi. Ci sono paesi che hanno un monumento e lo valorizzano al 100%, noi sappiamo forse l'85% del patrimonio artistico mondiale e non lo valorizziamo, per esempio. Come far buttare un'attrattiva
dieta turistica la spagnola con i paesi che non ne hanno di attrattive turistiche, che pure magari hanno un solo museo e riescono a farci andare il decodo di quelli che noi riusciamo a far andare ai musei vaticani o a Uffizi perché abbiamo musei chiusi, o a Pompei perché facciamo crollare tutto. Il personale si dedica soprattutto ai segreti giornalistici per impedirgli di prendere il degrado che c'è a Pompei. Abbiamo una situazione del ciclo dei rifiuti spaventosa, come funziona, che gli altri paesi non sono messi come siamo messi noi in grandi monezzali, semplicemente perché gli altri paesi seguono le regole europee sul ciclo dei rifiuti, per cui bruciano pochissimo, perché cercano di fare una differenziata seria, se cercano di smaltire, di riciclare, cercano di non produrre nemmeno ciò che non è riciclabile. Schwarzenegger non è che sia un genio della politica, eppure diciamo che è uno degli artefici di una politica dei rifiuti in California, che è stato governatore, che è vista come un modello per tutto il mondo, non perché c'è Schwarzenegger, ma perché c'è evidentemente un sistema, ci sono delle teste delle quali lui si è avvalso che lo hanno aiutato a fare quello che dovremmo fare, anche noi se avessimo queste teste, se non le avessimo costrette a emigrare o se non le tenessimo ridotte alla fame come teniamo i nostri migliori cervelli. Quindi il problema nostro non è trovare qualcuno che sappia che cosa si deve fare, lo sa benissimo anche Renzi quello che bisogna fare, ma lo sa anche Berlusconi, lo sa pure la Santanché, lo sa pure la Picerno, beh, la Picerno non esageriamo. Cerno si è laureata con una tesi su Ciriaco de Mita, quindi io mi sono sempre domandato come ti viene in mente, ma quanti anni avrà lui? 18, ma come ti viene in mente a 18 anni? E dire su cosa vuoi fare la tesi signorina, su Ciriaco de Mita, il mio io, ma come ti viene in mente? A 18 anni già con fan di Ciriaco de Mita, poi io non dice che 31 sia quella che abbiamo visto ieri sera. Ma diciamo, lo sanno tutti quello che bisogna fare in Italia, lo sanno tutti che per combattere l'evasione fiscale bisogna mettere in galera gli evasori fiscali, cioè non è mica un mistero, gli altri paesi non hanno evasione fiscale oltre un certo range, proprio perché li ficcano dentro e quindi la gente per paura di finire dentro tendenzialmente non evade. Ieri sera sentivo questi poveracci, quelli del banco, gli indipendentisti veneti che dicevano sono andati ad arrestarli alle 5 del mattino, ma sempre si viene arrestati alle 5 del mattino, perché se ti attendono di arrestarti a mezzogiorno, certo non ti trovano, visto che magari lavori, no? Quindi è ovvio che ti vengono a prendere prima che esci di casa, è ovvio che ti vengono a prendere alle 5 del mattino. In Germania sono andati a prendere alle 5 del mattino la polizia tributaria, il presidente e amministratore delegato delle Poste tedesche, che aveva evaso un sacco di soldi, era una specie di eroe nazionale, era uno che aveva privatizzato le Poste e aveva fatto un'azienda modello di incontro. L'hanno arrestato alle 4 del mattino e hanno assediato la villa come se fosse un mafioso, esattamente, proprio perché chi evade soprattutto certe somme è considerato pericoloso, esattamente come un mafioso. Quindi non è che c'è bisogno di qualcuno che arriva a spiegarci come si combatte l'evasione fiscale. Posto che l'evasione fiscale è un'emergenza perché si porta via ogni anno 150 miliardi dalle tasche di quelli che le tasse pagano, chi non le paga, l'evasione fiscale non la sente, ma chi le paga la sente, e chi le paga anche per quelli che non le pagano, ed è ovvio che è un'emergenza, per quelli che pagano, è un'emergenza dell'evasione fiscale, non è che ci vuole qualcuno che scopre come si combatte, basta vedere come fanno i paesi che non ne hanno, che ne hanno di meno, e invariabilmente fanno tutti la stessa cosa, ficcano dentro l'evasione fiscale, e così ti passa la voce. Io penso che se andasse un governo che a titolo così di esempio e di monito facesse una legge, un decreto, perché ci sono i requisiti di necessità e urgenza, un decreto di un giorno, e il giorno dopo porta in galera 100 evasori fiscali famosi, vuol dire i nomi e i cognomi che conosciamo, sono
praticamente tutti indagati, personaggi famosi per l'evasione fiscale, vedere andare in galera 100 sarebbe uno splendido insegnamento, diciamo, didattico per tutti quelli che non famosi fanno la stessa cosa. I quali direbbero, cavolo, se hanno arrestato quello lì che è pure famoso, oltre che evasore, figurati quando ci vengono le galere all'alba, alle 6 del mattino, quando dormo ancora. E quindi magari cominciano a pagare qualcosa, magari cominciano a pagare tutto. Che non c'è niente che faccia più paura del carcere, soprattutto ai vittime, che sono abituati a fare la bella vita, i poveracci la bella vita non la fanno. Spesso in galera ci sono magari già stati, quindi la galera non è un grande deterrente per i poveracci che ci entrano e ci escono, ma perché non c'è mai stato e non ha mai pensato di dirci. La galera è un ottimo deterrente. Quindi le priorità sono quelle. Il mercato del lavoro, naturalmente io non sono un economista. Però, insomma, a naso, per 20 anni ci hanno detto che il mercato del lavoro è fallito in Italia perché c'è poca flessibilità, ci vuole più flessibilità, l'hanno fatto la legge Treu, che il governo approva, ha fatto la legge Treu, flessibilità, i posti di lavoro sono diminuiti, i disoccupati sono aumentati, cioè, ci vuole più flessibilità. Allora è arrivata la legge Maroni, che la chiama la legge Biagi, giustamente, non ha mai fatto nessuna legge, l'hanno avanzato prima, la legge 40, no, 30, cioè, la legge 30, la legge Maroni, più flessibilità, i posti di lavoro hanno continuato a diminuire, i disoccupati hanno continuato ad aumentare. Legge Fornero, più flessibilità, basta questo articolo 18, questa natura di coglioni, magistrati, sindacati, eccetera, eccetera. Più flessibilità, posti di lavoro hanno continuato a diminuire e ora siamo al 13% di disoccupazione, sopra il 35% della giovanile, sopra il 40% addirittura del sud. Renzi ha detto sono dati sconvolgenti e ha detto ci vuole più flessibilità. Job Act, io ho l'impressione che più flessibilità fanno e più il lavoratore viene flessibile, nel senso che si mette a 90 gradi per prendersi un comunque posto, perché forse sarebbe meglio invertire magari trovare con meno flessibilità potrebbe aiutare, non lo so, visto che con più flessibilità abbiamo raggiunto questi meravigliosi risultati, magari un po' meno di flessibilità potrebbe, o magari smetterla di fare delle riforme del mercato del lavoro, potrebbe addirittura aumentare i posti di lavoro così in automatico, no? Chi lo sa, visto che è la stessa cosa vale per la giustizia. Continuano a dire bisogna fare la riforma delle persone, sono 20 anni, anche questa piccella di sera verità, continuava a dire sono 20 anni che non si fa niente. Dice, ma tu di che partito sei? Dove era il tuo partito in questi 20 anni? Era nelle catacombe, ha governato 9 anni e il centrodestra ne ha governati 11, quindi dire non abbiamo fatto niente, no, non hanno fatto niente. Invece dicono sempre, adesso approfittando del fatto che Renzi non c'era, fanno finta che non c'era nessuno. Renzi non c'era, ma gli altri c'erano tutti. Se voi guardate chi c'è intorno a Renzi, chi è che sostiene Renzi del PD? Mica solo la Boschi, mica solo la Bonafè, mica solo quei 4 o 5 ragazzotti che si è portato dietro la direzione. Sostenitori di Renzi che gli hanno fatto vincere il congresso e le primarie si chiamano Fassino. Non c'era Fassino in questi anni, Renzi non c'era, ha fatto di tutto, ministro, segretario, sindaco, qualsiasi cosa. Veltroni non c'era, vice premier, ministro, sindaco, di tutto, segretario, fondatore del partito. Franceschini non c'era, vice premier, ministro, segretario, di tutto.
di manca sindaco. Possiamo andare avanti. Cioè, in opposizione c'è rimasto Lippe, no, Massina, che ci va poca roba direi. Gli altri stanno tutti in correnza. Persino D'Alema, che ha fatto finta di litigare, sta ancora dentro in correnza. Anzi, per dargli una mano, gli ha dato un po', no? Perché se gli è andato a favore di danneggiare, quindi l'altro gli ha detto, vuoi dargli una mano, fai finta che sei voto, così prego, guardi voi. Sulla giustizia continuano a dire adesso basta, adesso bisogna fare la riforma della giustizia, credo sia prevista per maggio, sapete che ogni mese c'è una, no? Sono contento che qualcuno cominci a ridere, perché io il giorno in cui ha detto una riforma al mese, io ho detto anche anno. Febbraio, legge elettorale, ancora c'è, hanno approvato in una camera e solo per la camera, c'è una legge elettorale per uno solo dei due atti del Parlamento, una roba dall'altro mondo. Febbraio, legge elettorale, tra l'altro era il 24 febbraio quando è arrivato il governo Renzi, ma che ti salta in mente di dire febbraio, legge, mancano 6 giorni, anzi no, perché c'è 28 giorni febbraio, ne mancavano 4, febbraio, legge elettorale. Ma di che anno? È lì che mi è venuto di dire, ma di che anno? E febbraio era finito, e ci ha detto basta, febbraio c'è il marzo, Giovanni, avete visto qualcosa? C'è un progetto di legge delega che incarica il governo di fare una roba entro i prossimi 2 anni. Marzo, Giovanni, vieni. Aprile, che c'era da aprile? Quindi non ci dormire, piogge. Mi ricordo cosa aveva inventato da aprile, maggio fisco, giugno giustizia, luglio vacanze spero, vista la fatica che farà, giustizia, la giustizia cosa? Ma sapete in questi 20 anni quante volte hanno riportato la giustizia? Ci sono state in questi 20 anni 110 leggi in materia di giustizia. Invariabilmente venivano presentate come riforme che avrebbero spedito i tempi della giustizia, l'avrebbero resa più veloce e più efficiente. Ogni volta che ne facevano una, la giustizia diventava un po' più lenta e un po' più inefficiente. In 20 anni sono raddoppiati i tempi della giustizia, hanno fatto 110 leggi per abbreviare. Risultato li hanno raddoppiati. La domanda è: o hanno sbagliato 110 volte la ricetta, oppure l'hanno fatto apposta. Nel primo caso sono dei coglioni, nel secondo caso sono dei mascalzoni, perché ci sono riusciti a fare quello che volevano fare, cioè raddoppiare i tempi della giustizia. Allora con che faccia dicono non si è fatto niente, magari non si fosse fatto niente, se non si faceva niente la giustizia era ancora salvabile, perché era quella di 20 anni fa, il Dharma è che ci hanno lavorato, come dice Carlo Cipolla, non c'è niente di più pericoloso del cretino attivo, perché il cretino passivo può fare un lore, fa pochi danni, ma quello attivo è tremendo, che fa dei danni terrificanti, non si ferma mai, è un cretino infaticabile, lavora 24 ore su 24, fa cazzate senza soluzione di continuità, non riposa mai, non va mai in fede il cretino antico. Io temo che noi siamo stati governati questi 20 anni da un mix di cretini attivi e di delinquenti attivissimi. Alcuni sapevano esattamente quello che facevano e altri non lo sapevano, ma facevano gli stessi danni. Allora adesso Renzi ha un grosso vantaggio. Non è un merito, perché l'anagrafe non è un merito, non è un merito suo, se è nato 38 anni fa, a differenza degli altri che sono nati prima. Non è un merito, è un vantaggio, oggettivamente non far parte di quel caravanserraglio del quale noi non ci fidiamo, perché da 20 anni ci dice faremo, lo fa. Lui certamente, per ora,
non può sentirsi rifacciare quello che si sente rifacciare tutti gli altri politici italiani, cioè dove eri tu, cosa hai fatto tu, perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quello, perché hai fatto invece quell'altro, perché non hai fatto il conflitto di interessi, perché non hai fatto legge antitrust, perché non hai fatto la corruzione, perché non hai fatto legge contro di evasione, perché non hai fatto stare. C'era il presidente della provincia, faceva sindaco e lui faceva stato. E questo per lui è un grosso vantaggio. Lui è nuovo al mestiere della politica e giustamente ci marcia. Quindi non è così poco credibile come gli altri quando dice farò questo, farò questo, farò quell'altro, perché nessuno l'ha mai provato e quindi nessuno può dire se è un cazzaro, un giardino, un parolaio o è invece una persona seria che mantiene gli impegni e che prende soltanto gli impegni che può mantenere. Però quanto dura questa giusta attesa e questa anche comprensibile aspettativa e speranza che ci resti? Io molto spesso vengo contestato da persone che dicono non ci va mai bene nessuno, ma adesso siete le vedute di Renzi. Ma io cerco di non criticarlo in quanto Renzi, perché a me Renzi personalmente non ha fatto niente di male, gli altri sì ci hanno fatto tanto di male, ma Renzi non ci ha fatto niente ancora di male, nemmeno di bene. Quindi io non ce l'ho con Renzi, non ho nessun motivo per avercela con Renzi, perché a me dei danni non ne fatti, non sono nemmeno fiorentino, non sono nemmeno della provincia di Firenze, quindi non è che mi posso lamentare della sua breve esperienza amministrativa. Io penso che sia giusto aspettarlo al varco e giudicarlo per le cose che fa. Quando ha vinto le primarie, io sono stato contento, non perché io sia del PD, perché niente, mi fa partito, non è che posso, mi appassiono le vicende interne di questo o di quel partito, dato che il PD è il partito più grosso che c'è in Italia, il fatto che alla guida del PD ci sia Renzi al posto di una delle vecchie muffe, delle vecchie pantegane, è meglio, sicuramente meglio. Cioè, è meglio che ci sia Renzi, perché Sani ha delle responsabilità, è molto simpatico, ha delle responsabilità, è diventato molto più simpatico dopo l'Incus, tutti si sono stretti intorno a lui, gente, no, Sani, anche lui segretario, ministro, presidente della regione in cui ci troviamo, insomma, fa delle cose, quindi fa parte di quella classe politica che ha grandi mancanze politiche. Se no, sono stato contento anche perché sono stato di fare. È chiaro che era una roba di transizione, appunto, poteva essere guidata da un ectoplasma, non si capiva che cosa voleva, eccetera. Poi è giovane, a volte, ambizioso, è veloce, decide. Insomma, rispetto a Letta, per esempio, Letta, per esempio, vivo come no? Renzi, è una specie di più bello di suo zio, era il governo Carzante, era un governo di Salme, il governo Letta non faceva assolutamente niente, esisteva giusto per stare in piedi, tirava a campare, era un Andreotti senza l'intelligenza diabolica e criminale di Andreotti. Dopodiché io ne ho parlato anche diverse volte, perché ogni tanto i giornali dicevano adesso Renzi fa le scarpe alle città. E a me tanto, io faccio il vice direttore del giornale, volevo capire, mi chiamavo e diceva, ma che non puoi fare le scarpe alle città? Per carità, sono mica matto, mi rispondeva, ma ti pare che io vado a fare un governo con la stessa maggioranza di Letta, che è la ragione della paralisi di Letta. Come faccio a fare le cose che voglio fare con Alfano? Come faccio a fare le cose che voglio fare con Schifani? Come faccio a fare le cose che voglio fare con Cicchitto? Io voglio andare a
elezioni, voglio vincere, voglio avere un governo con una maggioranza omogenea per poter fare le cose che fanno parte del mio programma, che voglio andare lì tutti i giorni e chiedere il permesso a Alfano o a Cicchito. Come fai a governare con quelli lì? E poi io sono quello delle primarie, io sono quello che passa dall'elettorato prima di andare al governo, mica sono uno che fa una manovrina di palazzo. Oltretutto voglio fare da segretario del partito qualcosa che faccia capire agli elettori che io non sono come quegli altri, quindi prima voglio far vedere che faccio bene come segretario del partito per farmi conoscere anche fuori Firenze e poi si va all'elezione, tanto più dobbiamo fare la legge elettorale. Dopodiché a gennaio si incontra con Berlusconi. E io mi sono beccato del renziano in una puntata del servizio pubblico da tale Fassina, quale di tanta pace è diventato renziano, scusate, io l'ho guardato, semplicemente perché avevo detto che non c'era niente di cui scandalizzarsi del fatto che Renzi cercava di fare la legge elettorale con l'unico grande partito che ci stava. La legge elettorale non è una, non c'entra niente con le riforme istituzionali, con le leggi sul lavoro, è proprio le regole del gioco, quanto è grande il campo per cominciare la partita, dove si mettono le bandierine, dove il dischetto del rigore, quanto è larga la porta, eccetera, eccetera, quanti giocatori, è nostra quella legge lì, è di tutti. Quindi intanto deve avere una maggioranza la più ampia possibile, sarebbe ridicolo che un partito se la facesse da solo, ammesso che avesse i voti, lui manco aveva i voti per farla perché al Senato non ha la maggioranza, quindi era ovvio che doveva fare una legge elettorale con un altro grande partito, meglio se l'avesse fatta con tutti i partiti. Ma in un'intervista al Fatto Quotidiano, ai primi di gennaio, forse il 2 gennaio, Renzi aveva detto a Grillo: facciamo la legge elettorale insieme, se la facciamo insieme i PD non c'è in corsi elettorali. Poi aggiungeva, però voglio fare anche l'abolizione del Senato e l'abolizione dei rimborsi spese per i gruppi regionali e queste cose qua. Io scrissi un pezzo in cui dissi a Grillo che avrebbe fatto molto bene a prendere sul serio la proposta di Renzi. Perché? Perché intanto evitava di buttarmi le braccia di Berlusconi, visto che se non facevamo Grillo la partita di Berlusconi, non ci sono altri grossi partiti in Parlamento che possano fare maggioranza con lui. In secondo luogo, perché stanava subito, si andava subito a vedere se Renzi era serio o no. Qui diceva vogliamo il Senato, non diceva mica lo trasformiamo in un'altra roba come sta facendo adesso, vogliamo il Senato. Io sono contro la posizione del Senato, però diceva vogliamo il Senato, non è che diceva ci facciamo un'altra, un dopolavoro, una bocciofila per sindaci, consiglieri regionali e vanno a divertirsi. Sì, sì, dopo. E poi se Renzi viene contro al punto che dice di dire non c'è in corsi elettorali, prendi la parola in quella storia, senza 5 Stelle col capo che quella per un mese di non c'è in corsi elettorali, la vittoria grossa, ha imposto un tema a un partito che mai avrebbe voluto e di difficoltà. E se ti dici non c'è il corso elettorale, chi non ha detto mai una mattina per così come è fatto? Quindi avrebbe dovuto cambiare, diventare un partito leggero, dismettere tutte quelle strutture novecentesche che non hanno più nessun senso. Sarebbe diventato un partito molto simile a un problema, non avendo il padrone che paga quelle delusioni, come Forza Italia. Ancora del poco. E invece i 5 Stelle hanno scelto un'altra strada, secondo me sbagliando.
era, c'era la proposta di Renzi o era fatta apposta per essere rifiutata? Se era fatta apposta per essere rifiutata, era comunque ben mascherato questo gruppo, perché a occhio e croce non si vedeva, c'era una sola ragione per cui i 5 Stelle dovessero tenere la trappola, se poi c'era la trappola si mascheravano, se non era serio la mascheravano. Diceva, noi le riforme le facciamo in Parlamento e non con Renzi. Benissimo, avrebbero potuto rispondere, ci vediamo con i due parlamentari in commissione e studiamo. Invece hanno iniziato quella procedura, secondo me, quella di votare la legge elettorale fino alla settimana. Volete proporzionare la maggiorità? Proporzionare. Proporzionare come volete, correndo con grappa, con senza e con l'olivetta, senza l'olivetta, con l'olivetta, perfetto. Rosso o bianco, e avanti di questo passo. E quindi hanno perso un'occasione. E lui ha incontrato Berlusconi. Berlusconi non vedeva l'ora di rilegittimarsi come riformatore costituente, soprattutto di rendersi indispensabile, visto che era diventato marginale dopo l'uscita degli Alfani, si è subito puntato. Detto, Renzi ci aveva provato a parlare con Grillo, gli aveva risposto di no, e quindi non gli restava altro da fare se non rivolgersi all'altro forno, visto che quel forno l'aveva trovato chiuso, e che il pane o da una parte o dall'altra lo doveva comprare, perché la legge elettorale la doveva fare per noi, altrimenti noi saremmo rimasti con la legge elettorale della Corte Costituzionale, che era una legge elettorale proporzionale pura, che in un sistema tripolare come quello che abbiamo noi, con tre blocchi equivalenti, centro-sinistra, centro-destra e 5 Stelle, ci avrebbe dato un Parlamento che fotografava esattamente questi tre blocchi, con il risultato che dopo l'elezione eravamo da capo ad oggi come l'anno scorso, cioè nessuno dei tre blocchi con la maggioranza è grado di governare da solo, quindi due dei tre blocchi obbligati a mettersi insieme, indovinate quali si sarebbero rimessi insieme, centrodestra e centrosinistra, altre larghe intese. Pessimo non solo perché le larghe intese devi fare con Berlusconi o con chi c'è adesso, ma pessimo anche perché le larghe intese non producono nulla, nel senso che i partiti si alleano e poi passano il loro tempo a impedire tutti agli altri di fare le cose. Perché? Perché non hanno punti comuni. Giustamente, la destra e la sinistra, salvo casi eccezionali, salvo procedure eccezionali come quelle che mettono in campo in Germania, dove le larghe intese che fanno ma stanno 2 mesi chiusi in clausura per vedere su cosa sono d'accordo, per mettere giù le cifre, la tempistica esatta, non a maggio giustizia, no. Il 15 maggio viene presentato un decreto in cui c'è scritto questo, questo e questo, tutte le firme sotto, i libri, allora nascono le larghe intese, facciamo così la carlona, le larghe intese nascono dall'oggi al domani, da due sorrisi, due strette di mano. Quindi quando ho detto che non c'era niente da scandalizzarsi se Renzi faceva la riforma elettorale dopo averci trovato in vano pomeriggio con Forza Italia, mi sono beccato del renziano. Perché renziano è anche renziano, cercavo di ragionare. Ci serve la legge elettorale? Sì. Ci sono i numeri perché la faccia Renzi da solo? No. Io gli ho detto di no, esatto. E allora perché deve fare? La legge elettorale la vogliono fare per salvaguardare i loro accensi. Quindi se ti fai ricattare dai partiti rendendoli indispensabili nel fare la legge elettorale, per una forma la legge elettorale che ci dà un sistema ingovernabile. Era ovvio che la doveva fare con i partitoni, anche perché i partitoni rappresentano tanta gente, mentre i partiti rappresentano poca gente. Hanno diritto di tribuna, il Parlamento non deve restare fuori nessuno, e come la vedo io, possono avere la stessa voce che hanno i partiti grossi.
Quindi io fino a quel momento mi sono attenuto al principio di stare a vedere e di giudicare i fatti. Il metodo mi sembrava corretto, l'ha proposto per la prima, poi l'ha proposto per la seconda. Il metodo era correttissimo. Poi è venuta fuori la gente, ma la scritta Bertini, la scritta Berlusconi, la scritta chi se ne frega, vediamo la legge elettorale, no? Abbiamo visto la legge elettorale che è una cagata pazzesca, non perché la scritta Bertini, la scritta Renzi, la scritta, perché è una cagata in sé. Io non so se qualcuno di voi ha visto il servizio pubblico ieri sera, a parte le persone sono intervenute, io non vorrei ripetere le cose che ho detto ieri, ma è una cagata perché c'erano due problemi nel Porcello. Uno erano le preferenze, scusate, erano le liste bloccate, impedivano agli elettori di scegliere i loro rappresentanti. A di nuovo le liste bloccate impediscono agli elettori di scegliersi i loro rappresentanti. Sono più corte. La lista bloccata del Porcello era più lunga, quella che hanno fatto nell'Italia come più corta dice così, chiede come li conoscono meglio, perché le devono leggere meno. Ma perché ci hanno preso per i deficienti? E se ne metti 10 in lista non riusciamo a capire chi sono, se ne metti 6 invece ho capito tutto. Ma il problema non è capire chi sono quelli in lista, il problema è che li decide quelli in lista. Dice, ma il PD fa le primarie, ma scusate, stiamo andando a votare per le elezioni europee, avete notizie di primarie sui candidati del PD? Mi sta scegliendo Renzi i candidati del PD, come Berlusconi sta scegliendo quelli di Forza Italia, come Alfano sta scegliendo quelli di Scelta Civica, scusate, di NCD, come Monti sta scegliendo quelli di Centro, credo che sarà uno alla fine lui, visto che sei do, Casini sta scegliendo i suoi, Pendola sta scegliendo i suoi, dove sono le primarie? A parte che le primarie di Capodanno resteranno nella storia, e per il turno dell'anno, mentre la gente preparava il video, si facevano le primarie, casualmente gli ascelti erano tutti bersagnani, adesso sono diventati tutti renziani, ma erano tutti bersagnani i parlamentari usciti dalle primarie, perché non stanno così le primarie. Grillo ha quel modo strano di scegliere i suoi candidati, ma almeno non li sceglie lui, dice, ma c'è gente che viene eletta con 33 voti, ma sempre meglio che scelta da lui. È un tentativo maldestro di far scegliere ad altri. Il problema della legge elettorale non è quello che succede il giorno delle elezioni, ma è quello che è successo prima del giorno delle elezioni. Il giorno delle elezioni è già tardi, si hanno già sistemato tutto. L'altro problema della legge elettorale Porcellum era che c'era un premio di maggioranza del 55% per il primo classificato, primo partito, prima formazione, indipendentemente dai voti che prendeva. Quindi se ci fosse stato un sistema pentapolare con 5 blocchi, dove quello che vinceva, vinceva col 21%, diciamo, uno col 21% si portava a casa il 55% dei seggi, perché non c'era una soglia minima sotto la quale non scattava il premio di maggioranza. Per questo la Corte ha detto, premio è troppo grande, mancanza di soglia. E cosa fa l'Italia? Riduce lievissimamente il premio di maggioranza, che non è un 55, ma è 53. No, stabilisce due premi di maggioranza. Uno si vince a 21, che si supera la soglia, che non è messo, che non è messo, certo. Se non la superi, si rifanno le elezioni col ballottaggio tra i due schieramenti che votavano. Chi vince il ballottaggio quanto prende? Minimo 51, perché hanno 9, ma poi prende 60,
1947, siamo scattati da lì, il premio. Pensate i geni che hanno scritto il tanto. Se uno al primo turno prende il 37%, gli danno il 55% degli risultati. Viceversa, se uno va al secondo turno e prende il 51%, gli danno solo il 53% dei risultati. Più volte, meno deputati hai, meno voti prendi, più deputati hai. Io non so se erano ubriachi quando hanno fatto questa legge, ma è una roba demenziale. 53% di premi di maggioranza significa avere 11 deputati in più delle opposizioni, che significa che non governi 5 anni. È insufficiente, come si fa a durare? Ma voi li vedete i deputati che passano di partito in continuazione? Ma è mai pensabile che una coalizione dura 5 anni con 11 deputati in più? E immediatamente cominciano i compramenti, dei trasformismi e transumanze. Manco la governabilità garantisce questa roba. Però, per garantire la governabilità, hanno stabilito 3 soglie. Le coalizioni devono superare il 12%, se no non piazzano nessun deputato. Abbiamo deputati perché questo va solo per la Camera, la legge elettorale è stata solo per uno dei 2 anni del Parlamento, il Senato non la fanno. Perché dice che non è più elettivo, però la legge è fatto che non è elettivo ancora. Quindi per la Camera la tua coalizione prende meno del 12%, non piazza di meno deputati, no? Prima soglia. I partiti invece per entrare in Parlamento si sono coalizzati un anno, devono superare il 4,20%. Se non sono coalizzati un anno, devono superare il 9%. Quindi il partito nuovo che voglia presentarsi per la prima volta può superare il 9%. Il partito coalizzato gli basta 4 mesi. Facciamo finta che nasca una coalizione, facciamo centro-sinistra, no? Centro-sinistra, il PD, poi si coalizza con Senza, poi si coalizza con i socialisti, vediamo che si ricoalizza con l'Italia dei Valori, vediamo che si ricoalizza con l'Italia dei Verdi, e vediamo che si ricoalizza con la rifondazione comunista. Quindi, un grosso partito e 5 piccoli partiti. Vediamo che il PD non prende il 30% che viene accreditato nei sondaggi, ma prende solo il 20%. Ma facciamo un puro esempio. E vediamo che gli altri 5 suoi alleati prendono ciascuno il 4. E cosa vuol dire questo? Che nessuno dei 5 piccoli partiti supera solo dei 4,5 partiti coalizzati, quindi anche se tutti insieme fanno il 20%, non piazzano nemmeno i deputati. L'unico che piazza deputati è il PD, il 20. Ma dato che la coalizione 20 più 20 fa 40, ha superato il 37%, scatta subito il premio di maggioranza e si pappa il 55% dei deputati. Tutti del partito che ha preso il 20%. Quindi la nuova Camera ha una maggioranza schiacciante, formata da un partito che però rappresenta soltanto il 20% degli aventi diritto al voto, scusate, dei votanti elettivi, che di solito sono il 60% degli aventi diritti al voto, quindi rappresenta il 12-13% degli italiani e ha il 55% dei deputati. Vi sembra costituzionale una roba del genere? E se ti vota il 13% della popolazione, tu ti pappi il 55% dell'unica Camera elettiva, che è anche l'unica che potrà votare le leggi ordinarie. Che
questo è il tanto. E poi si meravigliano, senza essere messi in lotta agli altri, dicono che c'è un vago rischio autoritario. Ma guardate che non lo dicono solo per l'Italia, cioè non è che l'Italia da solo che è autoritario, è il disegno complessivo che va associato naturalmente all'Occidente, per esempio. Perché quel 55% dei deputati riesce a una sola persona, che è il segretario del Partito Democratico, che sta votando dal 13% degli italiani. Uno solo al comando, questo succede se a vincere fosse il leader del centro-destra, il leader del centro-destra, sarebbe sempre la regola dell'uomo solo al comando, incompatibile con lo spirito della nostra Costituzione, oltre che con la lettera della nostra Costituzione. Oggi il Senato, perché non hanno fatto la legge elettorale per il Senato? Perché dicono che il Senato non sarà più elettivo. Andare al Senato di Catalogna perché sarà formato da governatori di regione, di provincia forte, dai sindaci di capoluogo di regione, da due sindaci di capoluogo di provincia, da due consiglieri regionali per ogni regione, da 21 persone scelte non si sa perché, da Presidente della Repubblica e un Senato di 148 persone che nomina 21, cioè si prende il 15% del Senato, Presidente della Repubblica, non si sa perché, ma che titolo. Poi ci sono dei senatori attendenti, in attesa, diciamo, di spariscire, no? Hanno deciso di lasciarli lì. Ed è così che arriviamo a 148. Tutte persone non elette da nessuno, oppure elette per fare i consiglieri regionali, i governatori o i sindaci, che passeranno metà della loro settimana a Roma in Senato, non pagati, questa è la parola magica, non pagati. Cioè, se fai un lavoro non pagato è un lavoro inutile, a meno che tu sia volontario, ma io non sono volontario. Sono obbligato, se diventi governatore sei obbligato a diventare anche senatore, non è che puoi diventare, non c'è un'obiezione di coscienza. Entrate la settimana a Roma a fare un lavoro non pagato e inutile, salvo quando devo rileggere il capo dello Stato, allora sono decisivi. Con il giudizio costituzionale io mi ero con il CSM, allora che il Senato vale come oggi. Ma come fate la gente non eletta a votare insieme alla gente eletta il capo dello Stato, le leggi costituzionali, i presidenti, i membri del CSM e della Corte Costituzionale? Scusate, bere e mele mischiate insieme in un unico calderone. Per le leggi ordinarie il loro lavoro è inutile, perché danno dei pareri alla Camera dicendo io sta legge la cambierei così. Questo lo votano, il Senato questa legge la cambierebbe così, e la Camera risponde, sti cazzi, noi l'abbiamo fatta così e la lasciamo così. Però intanto per dare il parere se ne devono studiare le leggi, devono votare e quindi devono passare la loro bella metà settimana a Roma, facendo quindi immagino meno bene il loro lavoro di sindaci, di consiglieri regionali e di governatori. E se oggi stanno tutta la settimana al loro lavoro, d'ora in poi dovranno stare soltanto metà settimana a fare domani, molti l'altro lavoro. Che senso ha questa cosa? Ci risparmiamo tempo perché così le leggi non passeranno più in Camera, Senato obbligatoriamente, quindi si perderà meno tempo, quindi ne avremo di più rapidi e quindi ne avremo più. Ma non ci avevano detto che il problema dell'Italia è che ne ha troppi. Io quando sono piccolo sento dire che le leggi sono troppe e non si sa nemmeno quanti siano. Siamo l'unico paese al mondo, a parte alcune repubbliche delle banane, che non sa quante leggi ha. Cassese una volta disse 150.000.
della semplificazione disse 350.000 e incenerì con lanciafiamme 30.000. Ricordate la scena di Calderoli con i jeans, che mangia chiaramente il suo figlio all'asilo, e con un lanciafiamme incenerì con una montagna di leggi. Lì si è sbagliato perché incenerì i decreti di annessione del Lombardo Veneto e del Ducato di Mantova, per cui non si è, allora non si è più saputo a chi appartenga il Lombardo Veneto e il Ducato di Mantova. Forse i Serenissimi hanno speranze, perché lui ha incenerito i decreti di annessione, seguiti i plebisciti. Così sul numero ha esagerato, non gli è partita una fiammata di troppo, ci siamo giocati il Lombardo Veneto e il Ducato di Mantova, ma diceva 350.000. In realtà non si sa quanti sono. La Francia ne ha 7.000 e la Germania ne ha 5.000. Noi non sappiamo se sono 150.000 o 350.000 o di più. E adesso ci vengono a spiegare che ci vuole una procedura per farne di più e di più rapide. E dico, ma siamo matti? Ma dovremmo farne di meno e più controllate e più razionali, accorpare, fare delle... come si chiamano le leggi accorpate? Testi unici, bravissimo. Testi unici. Razionalizzare, abolire quelle che dicono il contrario delle altre, perché ce ne sono tantissime che dicono il contrario dell'altra, la democrazia e la corruzione prosperano anche sulla proliferare il controllato della legge. Quando il Parlamento vuol fare le leggi rapide, ci riesce, anche con la Camera e il Senato, ieri sera c'è per esempio il dottor Alfano, forse la più grande bloccata, mai vista dal punto di vista costituzionale, una legge che stabiliva che quattro persone non erano uguali davanti alla legge. L'hanno fatta in 16 giorni, licenziata fine luglio dal Consiglio dei Ministri, passò tra Camera e Senato, scusate, fine giugno dal Consiglio dei Ministri, passò tra Camera e Senato nella prima quindicina di luglio e la portarono la prima in 16. C'erano la Camera e il Senato, la legge Fornero l'hanno detto, 16 giorni l'hanno fatta. La legge anticorruzione, che l'ho detto ieri sera, credo 1456 giorni. Il problema quindi non è il Senato, il problema è che c'è dentro, il problema sono i politici, che certe cose le vogliono fare, certe cose non le vogliono fare. E oggi ci raccontano che hanno le mani legate dal Senato e dalla Camera che perdono tempo, ma non ci prendono per il culo, non ci prendono per il culo, quando le hanno dovute fare tanti le hanno fatte rapide. Ci risparmiamo soldi, i senatori sono tanti, sono 315, quanto costa il Senato ogni anno? 20 miliardi. Quanto di quel mezzo miliardo sono le indennità dei senatori? 50 di 70 milioni, il resto è personale, strutture, ristrutturazione, polizia, manutenzione, affitti perché c'è un'altra che sei fuori. Col Senato abolito, chiuso Palazzo Madà, risparmieremo mezzo miliardo all'anno. E io sarei contrario comunque, però anche noi risparmieremo mezzo miliardo all'anno. Col Senato delle autonomie, non pagando quelli nuovi, risparmiamo dai 50 agli 80 milioni. Carità, tutta lì, 80 milioni. Allora, scusate, teniamo una camera di 630 persone, e perché ci risparmiamo? Basterebbe tenere le due camere, differenziare i compiti come fanno in America, dove tutte le leggi passano dal Congresso e dal Senato e nessuno ha mai eccepito sulla lentezza. E spesso il Senato e la Camera sono il colore contrario a quello del governo, cioè dell'amministrazione, perché vengono elette sfasate rispetto al Presidente. Quante volte Obama si è trovato contro il Congresso e il Senato e ha dovuto faticare per passare la sua riforma sanitaria. Se guardate House of Cards, questa bellissima fiction americana sul sistema di potere americano, si vede chiaramente che il Presidente ha contro il Parlamento, perché è dell'altro partito.
In Francia c'hanno il presidenzialismo, ma c'hanno la coabitazione. Spesso il presidente è socialista e il Parlamento è gollista, o viceversa. Perché non teniamo le due camere così come sono, differenziamo i compiti? Consentiamo sempre che una camera sorvegli quella quarta, quattro occhi vedono sempre meglio di due, quante leggi fanno ci siamo risparmiate nel tragitto tra la Camera e il Senato, perché nel frattempo movimenti di opinione hanno costretto i politici a tornare indietro. Con questo livello di classe politica del legislatore forte. E tagliamo del 50% il numero dei deputati e dei senatori. Io adesso sono 950. Facciamo 400. Gli tagliamo della metà l'indennità. E come pagare le luci? Ci straguadagniamo rispetto al risparmio che questa boiata che vi ho appena descritto produce. Io penso che sia corretto fare così, nel giudicare i politici. Dopodiché arriva Salvini e dice: ah, mi trovo d'accordo con Travaglio, per forza sta all'opposizione. Allora, come è diventato l'Inghilterra, è diventato il 5 Stelle, ma è chiaro che è un politico come forma mentale, non come collocazione politica, sta all'opposizione, sempre. In America dicono che il buon giornalista è quello che quando va a intervistare un politico deve andarci con un pensiero fisso. Chissà questo stronzo cosa mi sta nascondendo. Questo deve essere l'atteggiamento mentale con cui uno va a intervistare un politico, un uomo di potere. Per cui chiaro che ogni volta che uno critica il governo non c'è allora che lo stacco dell'opposizione. Lo rispondo no perché fa finta di stare all'opposizione, ma in realtà è più dalla parte del governo di quanto non sia lo stesso stile. Lei sia molto più uguale con i miei, non con lo scopo. Ieri ci sono messi d'accordo per depotenziare la legge sul voto di scambio politico, ma quello che è arrivato alla ricerca che gliel'hanno chiesto i giudici, che mi viene le pensi che erano spaventati di dover condannare dei politici che facevano affari con la mafia. Ne conosco i giudici che vogliono venire le pene, però li conosce la ricerca. E questo è l'atteggiamento da tenere. È chiaro che il giornalista, se ha una forma mentis di stare sempre all'opposizione chiunque stia al governo, viene scambiato per un supporter dei partiti di opposizione. Per cui io mi ricordo quando governava il centro-sinistra, ai tempi di Prodi, io ci permettevo di criticare le tante baccate che faceva il centro-sinistra e diceva: ma hai visto, è passato per lo scontro. Con la Lega, adesso dico, adesso per rispondere l'opposizione non c'è, perché in realtà sta col governo, dico, la ministra è passata con le 5 Stelle, poi la Meloni, chi dà ragione, poi chi dà ragione Salvini, ma il problema è chi ti dà ragione, poi il problema è chi ha ragione. Io ieri sera ho cercato disperatamente una mia condanna. Sono 20 anni che chiedo ai politici che vengono, dimmi se c'è qualcosa di sbagliato in quello che ho detto, dimmi che cosa c'è di non vero, fammi delle obiezioni nel merito, così almeno intavoliamo una discussione. Non le fa nessuno. Poi la seconda ha detto: no, perché voi cosa avete fatto? Dovete aprire con la scatola del Parlamento, invece cosa avete combinato? Stanno all'opposizione. Io devo fare le leggi, quelli che stanno all'opposizione non fanno fare le leggi, se non i numeri. L'opposizione deve limitare i danni degli esterni, no? Questo è il compito dell'opposizione. Invece c'è questa concezione che si mostra all'opposizione inutile. Guardate che è diffusa, La critica, con tutte le critiche che si possono fare a Grillo e 5 Stelle, la più diffusa è la più assurda. Cioè, che leggi hanno fatto questi qua in un anno? Ma quali leggi devono fare se non hanno i numeri? Stanno all'opposizione, cioè allora sono inutili, sono a livello di difficoltà. Ma come difficoltà? Sono all'opposizione. Perché il PD non è mai stato, è vero che non hanno mai fatto opposizione a Berlusconi, quindi non sono abituati, ma il fatto che esista un'opposizione
in una democrazia un fattore sano di per sé, indipendentemente poi da com'è l'opposizione. L'unica critica che non si può fare ai 5 Stelle è quella di non avere fatto delle leggi, le hanno proposte, non le hanno prese in considerazione, hanno cercato di emendare, di migliorare o di limitare i danni di alcuni altri, e alcuni altri ce l'avevano quasi fatta con l'auto di scambio al Senato, e hanno portato il PD a votare delle norme più severe. Dopodiché alla Camera si sono cagati in mano e hanno ridotto di nuovo le pene, perché c'è passato Verdini nel frattempo da Renzi e gli ha spiegato un paio di cose sul voto di scambio. E questo è la cosa giusta secondo me da fare, non dire Renzi sì, Renzi no, ma dire Renzi cosa? Fammi vedere, nella proposta che lui ha fatto di riforma costituzionale, qualcosa di buono, certo, la riforma del titolo quinto per togliere un po' di competenze alle regioni, che sono più pericolose dello Stato centrale, le regioni sono delle cose immonde, le regioni andrebbero abolite molto più delle province, perché sono dei centri di ladrocinio e di sperpero pressionati, pensate soltanto che hanno nelle mani in esclusiva la sanità, sono 115 miliardi all'anno, sul bilancio dello Stato di 800 miliardi all'anno. La sanità, altro che spendere di una cosa lunga, faticosa, bisognerebbe andare regione per regione a vedere quanto costa una siringa in Lombardia, in Germania, in Sicilia, quanto costa un cesareo, quanto costa una visita, quanto costa una protesi, quanto costa una dentiera, e lì si scopre. Il federalismo dello sperpero ha fatto sì che una siringa, se è lombarda, costa meno che una siringa pugliese. Ma perché? Cosa c'ha una siringa pugliese? Quindi più ne tolgono di potere alle regioni, meglio, centralizzando, dato che abbiamo gli occhi dell'Europa sul bilancio statale, e delle regioni nascondono il buco che poi lo Stato è costretto a ripianare, meglio è superare intorno a Bismarck, perché penso che con queste regioni, con queste cavallette, con queste ganasce che rubano qualsiasi cosa, c'è uno che si è fatto rimborsare lo spazio mio da dentro personalizzato con le iniziali, ma cosa ti dice la testa lo spazio mio da dentro con le iniziali? Stava 2 euro, gli ha messo iniziali 3 euro, ha messo in nota spese di rappresentanza così, lo spazio mio da dentro. Uno la tintura di capelli è pelato, ha messo in nota spese la tintura dei capelli, è completamente pelato, una palla da miliardi. Diventeranno tutti senatori questi, tutti senatori, tutti da serra, perché nessuno sarà romano, tranne pochi. Pensate ai rimborsopoli che verranno fuori, ma comunque. Dei morsi dai consiglieri regionali, ci sono delle cose buone, ma puzzano tanto di quelle spruzzate di profumo che si davano nei lavandoni nel 700 e non si lavavano mai, invece di lavarsi si profumavano continuamente, avevano strati di profumo dentro, puzzavano come delle vacche, ma da fuori c'avevano il profumo appena messo, è come la Devolution di Bossi e Calderoni, quella fatta nella baita del Tadore, quattro abbinanzati, c'era anche Tremonti che portava il latte, invece una Devolution, e ci infilarono dentro la diminuzione del numero dei parlamentari, così quando ci fu il referendum dissero: ah, non volete diminuire i parlamentari, siete conservatori, professoroni, gli italiani non se la vedono, anche perché il presidente del comitato per la difesa della Costituzione, quindi per il no alla Devolution, si chiamava Oscar Luigi Scalfaro. E poi c'erano tutti i professori che oggi sono stati bollati da Renzi come presunti professoroni. Presunti. Renzi che dà del presunto a Zagrebelsi, ma pulisci la bocca. Oggi la prossima, che io la
attentoni, quella bocca può dire ciò che vuole, no? Ma a parte quello ha detto, sono loro che da 30 anni bloccano le riforme. Ma da dove vieni fuori? Ma chi scappa sempre tutta giù con la piena? Ma da dove arrivi? C'è Rodo Prezza che adesso bloccano le riforme da 30 anni. Ma levate più vino! Quindi questo è l'atteggiamento, controllare, portare a vedere punto per punto, non farsi pregare, non siete le province, non è vera, sono favorevolissimo a abolire le province, se un giorno la abolirà, diremo bravo, per il momento non abbiamo volato. Il nuovo sistema con le città metropolitane costa più delle province e produce circa 30.000 nuovi consiglieri di ente locale, anche se gli hanno cambiato il nome. Non è vero niente, stiamo attenti. Il problema è che ci sono le elezioni europee. E Renzi deve portare a casa un risultato, un po' per mettersi in piedi le elezioni europee. È vero che prima di giorno ha preso per sé una nota difficile prendere, ha preso il 25%. Però deve prendere bene, deve andare bene, perché se no quei bersaniani, dalleviani, franceschiniani, petroniani, fassiniani, nel senso di fassino ma anche di fassina, giovani turchi, che un anno fa sono entrati in Parlamento e adesso sono diventati tutti gli anziani, ci piegano tanto così a ritornare fassiniani, petroniani, che a fare un mazzo d'acqua, quindi lui deve vincere bene le elezioni regionali. Europee, che per vincerle bene ci butta negli occhi un sacco di fumo. Io non escludo che poi faccia qualcosa di quello che ha promesso, e alcune cose che ha promesso, se le fa bene, sono giuste. Se riforma il fisco, come lo penso, come lo dico io, come l'ho detto prima io, tanto il cappello. Se crea nuovi posti di lavoro, posso sputarci sopra. Se regala 80 euro a chiunque guadagna meno di 1.500, che adesso è diventato 1.300, al mese, tanto di cappello, mica ci sono sopra 80 euro in più. Poi è vero che sono loro, poi è vero che al giorno corrispondono circa 1,50 euro. Compri un pacchetto di sigarette da 10 ogni giorno. Io quando sento dire sono tutti i soldi che vanno nel consumo. Sì, la fermezza. Consumo. Cosa consumi con 1,50 euro al giorno in più? Per carità, è meglio che un calcio in culo, ma voglio dire, il rilancio dei consumi e dell'economia con questa mancetta fa dire, però voglio dire, mica si può essere contrari, se regalano i soldi andiamo a prenderli, no? Quindi io non escludo che farà delle buone cose, vedo che al momento il piatto è fuoco, è passato poco tempo, sì, ma è lui che ha detto entro febbraio legge elettorale, sono io, dice sei impaziente, no, è lui che ha detto febbraio, ha detto mi pare anche con il 14, non ha detto febbraio di un anno appena scelta, ha detto febbraio del 2014, quindi noi siamo legittimati a prenderlo sul serio, proprio perché lo prendiamo sul serio. A pretendere di vedere qualche risultato, al momento non c'è nessuno. E purtroppo testi che sono stati avviati, li abbiamo letti, li abbiamo esaminati, sono quelli che abbiamo detto. Speriamo che non sia così buono, ma al momento su questo bisogna lavorare. Meno male che non dobbiamo presentare il testo, ma poi l'abbiamo neanche terminato. E se non è cosa sulla qualità, poi magari a delle domande. Non trovate curioso che la prima volta che Grasso ne ha detto a una giusta, no? Cioè, Grasso è il presidente del Senato, si è espresso sulla riforma del Senato. Mi sembra che ne abbia titolo, no? Il presidente del Senato. Se non parla il presidente del Senato, la riforma del Senato, chi ne deve parlare? La Bondelini, che già parla di tutto a sproposito. Ha parlato di sta roba che era una bomba e ha detto, secondo me, sono dei pericoli. L'hanno subissato giustissimo da Serra Chiani, che è diventata da Iena, e sembrava una ragazzina così simpatica, è diventata una Iena, sono diventati sempre delle Iene questi qua. Serra Chiani ha detto,
nominato Bersani. Se il conte ti dà eletto, vuol dire che c'è un vincolo di mandato? No, perché Grillo sostiene che ci vuole il vincolo di mandato nella Costituzione, ma anche Dio ha detto che è un fascista perché vuole il vincolo di mandato. E poi loro usano il vincolo di mandato per zittire il Presidente del Senato, mica un peone qualsiasi, l'hanno eletto loro Presidente del Senato. Sarebbe come se il Presidente dell'Ordine dei Medici, appena interloquisse su una riforma che riguarda la medicina, e dicessero: ma di cazzi vuoi? Ma sono i cazzi miei, sono il Presidente dell'Ordine dei Medici, se non posso parlare di chi deve parlare? Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dei commercialisti, dei notai. Il giorno dopo la comunità hanno detto: sono da sempre contro il referendum. Hanno eletto due camere l'anno scorso, non hai fatto bene. Senti, anni prima ti avevano già eletto le due camere, non hai detto va. Vieni presidente della Camera, hai mai detto al Senato levatevi dai coglioni, bastiamo noi? Mai, era presidente della Camera. Era senatore a vita, faceva parte del Senato che adesso dice di aver sempre voluto abolire. Perché ha accettato di diventare senatore? Non si può diventare senatore a vita contro voglia. È vero che lui è diventato anche Presidente della Repubblica contro voglia, quindi è a sua insaputa quasi, come Scaiola. Però non si può diventare senatore a vita contro voglia. Montarelli, così che lo voleva fare il senatore a vita, Montarelli ha detto no. Da ragazzo frequentavo i bordelli, ma malfamati come il Senato non me ne sono mai capitati. Non ci metto a credere, non lo è diventato, si può rifiutare. Se lui era contro il Senato, perché è diventato il senatore a vita? Adesso è sempre stato contro. Perché non gli hanno detto benvenuto prima alla sua presenza, il Presidente della Repubblica che è entrato a vita giunti durante la formazione di una legge per difendere gli autori di quella legge contro i professori che dicevano che ci avessero autorità? Perché Grasso è venuto meno alla sua terzietà dicendo no alla riforma del Senato e Napolitano non è venuto meno alla sua terzietà dicendo sì alla riforma del Senato, senza avere alcun titolo, perché lui non è il Presidente del Senato, lui semmai è stato eletto anche dai senatori. Semplicemente perché la comunità è libera. Ah, lei ha ricevuto la regina. Il terzo, tra colleghi, sono intesi, si sono scambiate le corone. C'è una differenza, naturalmente il Quirinale costa 5 volte pari a Paz. Non si sa che ci facciano con i soldi, però costa 5 volte pari a Paz. Infatti la regina è venuta a chiedere come fanno a spendere tutti quei soldi, no? Perché lei non ci riesce, nonostante tutti i cappellini che cambia, no? Non è mai riuscita a spendere così tanto. Lui è il re d'Italia e lui sta pesantissimamente, ancora oggi, anche se parla meno, ultimamente monita di meno, perché ha preso una bella trambata. Il governo Renzi è il primo governo che non fa lui da quando è Presidente della Repubblica. Quindi rosica con una Roma grandissima, che hanno limitato l'Etna così come una colfa, neanche di 8 giorni, e arrivano decapitati, lui se lo curava, se lo lisciava, se lo accarezzava, se lo abbracciava, se lo portava, no? Il mio Letta, il mio governo, mi aveva scelto tutti i ministri, uno di l'altro, Cancellieri, Alfano, proprio meravigliosi, anche la Vicinovano, tutti, la Lorenzin, Lupi, erano tutti degli ottimi ministri, di fatto Renzi e Pappenove, li avevano praticamente tutti, però non, per una volta non lo voleva, ha dovuto subire un fatto increscioso. Il Partito Democratico oggi ha un segretario che non prende più ordini da Politano. Politano è stato per 7 anni e mezzo Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico. Da quando è arrivato Renzi, diciamo che questa è la ragione con il fondo per cui quando ha vinto le primarie ho detto vabbè adesso ci divertiamo. Renzi non si fa più dettare la linea della Politano, che non è quindi più segretario del PD, e quando ha puntato Giulietta
il governo non prende più gli ordini della qualità. Però non è che la qualità improvvisamente ha smesso di contare, la qualità continua a incalzare. E quel giorno ha ricevuto un pregiudicato ormai detenuto, perché per il suo ormai è stato lavorato tutto, è stato disfatto di ricoverare per un ginocchio. Io non credo che sia. Ma avete mai visto una massima povera per un ginocchio? Cercando di trovare le scuse, di darsi malato in vista dell'udienza per tre giorni, e scopa tutto, è fantastico, è geniale. Quindi adesso è come un veite, è come quando gli era venuto all'università, è stato ricoverato un mese praticamente, per una congiuntiva. Io non so nessuno che si ricovera per una congiuntiva, ti metti un collirio e aspetti che passi. Io ho avuto un mese di ricovero, sembrava in coma, aveva un veite. Tutti dicevano, beh certo, lo vedete, è grave, vedi che è una congiuntiva, si cura con collirio, dare in giro con il cieco di cerco, con gli occhiali neri, guardate, giustificare, è come i calciatori che si buttano per terra in area e poi quando l'arbitro li fa alzare, trascinano la gamba per ore, no? Per far finta di essere morenti. Qui andare in giro con gli occhiali per giustificare il mese di ricovero. Adesso c'è sto ginocchio, pensate quando lo tirano via di lì, perché poi lo tirano via, è possibile che resti un altro mese per un'infiammazione al ginocchio, andare in giro con dei gambali ingessati. È fantastico, per non fare questi servizi sociali. E la qualità l'ha ricevuto l'altro giorno. Tutti quelli che a Renzi gli hanno detto che a Gorni ha ricevuto il pregiudicato, è il capo dello Stato che riceve un pregiudicato che sta per entrare in galera, ci abbiamo piede dentro, l'altro è ginocchio l'arma, quello sano ce l'ha già dentro, ma chi gli salta in mente di riceverlo? Ma poi perché deve mentire al popolo italiano dicendo abbiamo parlato di Italicum e di riforma del Senato? Fate su onestamente, ma mettetevi nei panni di quel nano poveraccio, cioè fra tre giorni rischia di finire in galera, o ai domiciliari o con un assistente sociale che lo porta a fare dei lavori socialmente utili. Se poi capita delle critiche, lo ammazzi, è finito, no? Fa una testa e attacca dei bottoni. Immaginate uno in quelle condizioni psicologiche, ma al Quirinale di cosa parla? Tu che hai presidente, sono venuto qui a parlare un po' dell'Italia, ma che cazzo gliene frega dell'Italicum a uno che ha un piede in galera? È ovvio che è andato lì a dire, presidente, si mette la mano sulla cucente, io sto per andare in galera. Quindi hanno parlato di me, dato piede della grazia, dato piede di salvaguardo. E il giorno dopo, guarda caso, saliva appena il ministro della giustizia, cioè non c'entra niente. Abbiamo parlato della riforma delle carceri. Ma figurati che stiamo parlando della riforma. Ma ci sta prendendo per il culo. Ancora una volta stanno intrallazzando per fare in modo che la legge non sia uguale per tutti. Perché voi non avete idea nei palazzi della politica quanto l'arresto prossimo, imminente, di Berlusconi crea problemi. Cioè, per noi è una cosa normale, no? Dice Mazzi, dice finalmente la legge vuole per tutti, la scappata per vent'anni è fin tardi, no? Uno così, in un paese normale, era dentro, da quando era piccolo, sempre stato, diciamo, da quando era bambino, già lo arrestava, già riformatorio lo vedeva, no? Delinqueva già la minorenne. Quindi è tardi, un appuntamento a lungo ritardato. No, nel palazzo il fatto che Berlusconi finisca veramente a scontare una pena, sia pure ormai ridotta di 10 mesi, gli sconti di tutti eccetera, sia pure molto probabilmente il carcere dovrà ancora giudicarlo eccetera eccetera, è considerato una violenza a tutta la classe politica, la soffrono come se fosse roba loro, come se toccasse a ciascuno di loro, sono terrorizzati da questo fatto. Così come quando è stato arrestato l'onorevole Papa, onorevole, da per dire, erano terrorizzati, era la prima volta che per paura dei 5 Stelle erano costretti a votare per l'arresto, se no si erano sempre coperti gli uni con gli altri, no? Si erano sempre finta o usciva, gli altri votavano a favore dell'arresto, ma quando erano sicuri che non c'era la maggioranza, e che l'idea che un politico venisse dentro, è una roba proprio che fa violenza alla testa questa cosa.
stati tutti dei. Io devo dire la verità, pur avendo espresso la mia, avendo atteso l'aria, diciamo, questo momento è comunque per noi, diciamo la verità. Devo dire che quando lui chiede la grazia e si incazza perché Napolitano non gliela dà, non ha tutti i torti, non ha tutti i torti. Sia giusto che Napolitano gliela dia. Napolitano, grazie, la verità è semplicemente che la grazia non gliela può dare. In quanto, nel mio studio, è una delle cose più orribili che abbia fatto, è una delle violazioni più gravi della Costituzione che abbia compiuto Napolitano in questi 8 anni, che costituiscono secondo me la peggiore presidenza della Repubblica dalla nascita della Repubblica. Molto peggio di Cossiga, molto peggio di Gronchi, molto peggio di Leone. La più grave violazione che ha fatto, una delle più grandi, è l'uso del potere, l'abuso del potere di grazia. Il potere di grazia è stato regolato dalla Corte Costituzionale Ciampi nel 2005 voleva graziare Ovidio Bompressi, che è il killer del commissario Calabresi, e lui materialmente ha sparato Calabresi. Marino gli dava la mano, Pietro Stefani gli dava l'oro, Sofia ha confermato l'oro, e Bompressi ha sparato. Però Bompressi era malato, aveva fatto il fuori anni in carcere, si capiva i 22 anni in carcere erano troppi per uno di quelle condizioni di salute e già ho deciso di iniziare. Il ministro Castelli disse: io non voglio una grazia. La Costituzione, come l'hanno fatta in quanto stabilisce il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti della Costituzione. Quindi ogni suo atto deve essere condotto di grazia da un ministro che si deve assumere la responsabilità politica. Quindi la grazia deve essere la Costituzione. Era già successo con Cossiga, che voleva graziare per Confucio, fondatore delle PR, il ministro Martelli disse: io lo affido a Cossiga, ha dovuto rinunciare. Ciampi invece ha deciso di inzicare, ha sollevato il segno dell'accusazione del potere dello Stato tra se stesso e il ministro Castelli, davanti alla Corte Costituzionale, per dire: a sto potere di grazia ce l'ha il Presidente o ce l'ha il Ministro? Perché ce l'ha il Presidente, ma se il Ministro si mette in traverso, il Presidente lo votare, allora il potere di grazia ovvio. Tutti i giuristi dissero che era una richiesta infondata e che Ciampi stava prendendo a taglio. Perché? Le costituenti se ne erano posto il problema, avevano deciso così. Altrimenti, se vuoi essere responsabile dei tuoi atti, allora lo sei anche penalmente. Invece voi sapete che il Presidente, per, se nomina un consulente, che lo nomina perché, che ne so, è morto il genero, il marito della figlia, cioè se fa il favorito, se non paga le tasse, se guida la macchina e stira uno per la strada, se stira uno per la strada e non paga le tasse, non è l'esercizio delle funzioni, e quindi rispondono. Ma se invece nomina un consulente, usando il suo potere, perché quello è il fuorente, quello non è responsabilità sua, è troppo comodo. Onori e oneri, infatti, dicevano una corte da cosa facciamo. Invece la corte, e ha detto: sì, è vero, togliamo la firma del ministro, però la grazia è un atto politico. Grazia che non solamente per la vita può essere data solo esclusivamente con il dato di per alleviare una pena che dice lo Stato di credo troppo pesante. Se poi si scopre che viene il tuo caso, troppo politici non lo fanno. E cosa fanno? Conta la pena a San Giustino.
l'hanno mandato i domiciliari a casa sua, cioè a casa di Sapate, che è una pietra su solo, diciamo, sia per lui sia per Sapate. Dove era appena finita l'unità di una bellissima casa, con i denti d'oro e le mani di lapide, pare che sia finita, molto bella. E non c'era nessuna pietra finita, perché gli ha regalato la condanna, comandandogliela, e poi gli ha detto di e la camera stava tornando le informazioni. E condannano quello che è il posizionale della CIA, che arriverà tutto a domani, segnalati 5 ufficiali americani, per deportarlo in Egitto e poterlo torturare, per fare quello che ha fatto. Condannati tutti, tutti la posizione, governi, sempre governi, sostituiti, non chiedono internazionale di associazione di questi fattori, questo è un momento in cui non è stato detto che è stato fatto un po' di stabilire buoni rapporti con la realtà di questo momento, e soprattutto che si può essere un po' di tipo. Potrei dare le grazie per l'opportunità di parlare tanto, che non stavo salutando la pena, ma avete ascoltato un giorno di arena, e da poi ragazzi violato una volta la Costituzione, e non solo gli ha tolto la pena di detenzione, gli ha tolto pure la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici al colonnello romano. Dopodiché votarono un po' di pietra grazia, cioè si aspetta la grazia. Politano fa un puntato dove dice di avere la grazia per l'impiego. Fatto assolutamente inattuale. Se non visto che uno viene condannato, poi il presidente di stile dice, se vuoi la grazia chiedila. Di solito uno la chiede con il presidente di scopo. Invece prima ancora che la chiedesse, l'altro già gli diceva dai chiedila, se no te la posso dare. Dato che lui invece si è illuso che gli annulla la condanna, gli annullano la serie di raccolti europei, cioè, gli avvocati non stanno prendendo il culo, facendo sia anche per pagare, c'è anche il mio, se viene la grazia di riconoscere la condanna, mi dicono a chiedere la grazia, però se l'aspettava molto proprio, e Napolitano gli ha detto che le avrebbe potuto dare, ma senza togliergli la pena accessoria. Ora, onestamente, guardate, c'è un sequestro di persona, è latitante, ha una condanna più alta di quella di Berlusconi, Berlusconi c'ha la frode fiscale, non è latitante, ha una condanna inferiore, per quale motivo a quello gli ha graziato pure la pena accessoria a questo no? Guardate che non dico che deve togliere la Berlusconi, dico che non doveva toglierla al colonnello romano. Ma voi vedete che ha accusato di adulterio una volta, poi ci si aspetta che lui faccia sempre. Ecco perché io penso che questo sia il Presidente della Repubblica, della Storia della Repubblica. Non perché non mi sta simpatico, semplicemente perché ha creato un posto che è una figura non prevista dalla nostra Costituzione, che mette in scena le monarchie, e che lui conta poco di più che aveva un caso. Non parliamo di aria cittadina, è pura rappresentanza. Ed ha allargato nel senso della controllo del capo dello Stato, per cui quando finalmente si andrà, che cosa si fa, chi viene dopo, potrà essere delegato direttamente da poltrona e di esercitare gli stessi poteri che esercitavano fuori d'anni. E noi rischiamo che quello dopo sia personalmente, come persona, anche peggio di Napoletano. Chi lo sa? E se fosse Giuliano Amato, è sicuramente peggio di Napoletano, era il braccio destro di Craxi. Noi non facciamo mai mancare niente al nostro futuro, noi siamo capaci di trovare dei mascalzoni, come il Presidente della Repubblica. Bene, se arriva un mascalzone si trova pochi più poteri di quelli che c'erano al Quirinale prima che era il Senato di Roma. Quindi ha creato un danno che continuerà a propagare le sue
No, perché c'è anche qualche tipo di libro per supportare la richiesta di impeachment delle 5 Stelle, come se lui mi fossero delle bottiglie che si fanno soffiando dentro di Murano, no? Sono 670 pagine, una settimana per supportare l'impeachment di libro. Io ho iniziato a scrivere quel libro, ma non dico che c'era ancora rispettato dell'altro.